dirvi, l'esperienza è stata positiva. Questo video lo sto facendo alla fine di questo mio percorso. Io vi invito a vedere il piccolo reportage che ho fatto. Ho trovato molte case editrici interessanti, quindi questo è un salone del libro che si occupa delle piccole e medie case editrici dal nord al sud. Troverete anche una casa editrice di Monza e tante altre. Purtroppo ho dovuto fare delle riprese rapide. C'è una foto col sindaco De Magistris che si è fermato allo stand del premio Napoli, e in più vi segnalo una casa editrice della mia amata Calabria che si occupa di pubblicazione sulle figure come Lea Garofalo, sull'Andrangheta, figure importantissime di cui spero di potervi parlare. Io vi invito l'anno prossimo a pensare di venire al Premio Napoli, perché non solo la location è meravigliosa, ma le piccole case editrici vi daranno dei piccoli gioiellini per tutti. Un abbraccio. Siamo al Salone del Libro di Napoli. Dopo tanto tempo il Salone del Libro ritorna anche a Napoli. Ragazzi, sono emozionatissima. È Piazza Dante. Ci stiamo avviando verso Portalba, che è una famosa strada in cui ci sono una serie di librerie con una miriade di libri usati. Quindi casomai dovreste venire a Napoli, non mancate di passare. Diciamo che la statua è emozionata, è bellissimo, è davvero bello. Iniziano gli stand con le case di corso. Abbiamo la prima casa di corso. Cortesia, sarà il l'esperienza del Salone del Libro? Sì, di Napoli, per la prima volta qui al sud. Questi contesti sono sempre molto interessanti per noi che ci occupiamo di piccole e medie editorie, perché oltre a un'opportunità per pubblicizzarci abbiamo anche un rapporto diretto con il pubblico, no? Quindi abbiamo modo di instaurare un dialogo. E quindi sicuramente se dovessi dare un voto, dare un voto positivo. Perfetto. Grazie mille. Grazie. Sì, c'è stata molta meno gente, infatti siamo tutti molto sorpresi dall'affluenza in questi giorni, già dal primo giorno. Quella location è bellissima, devo dire. È stupenda, è magica.
è proprio adatta alla magia che sprigiona lì. Allora, stavo dicendo che in effetti rispetto a Torino e a Milano chiaramente ci sono case editrici meno conosciute, però è importante proprio far conoscere la piccola editoria. Sì, mi dici solo il titolo del vostro catalogo e così poi chi guarda potrà andarlo a spulciare meglio. C'è questo libro che è ambientato in uno dei palazzi di Napoli, appunto, il Palazzo del Diavolo. È nuovo proprio in questi giorni. Quindi un ultimo uscito. Bene, segnaliamo e facciamo vedere un po'. Grazie. Ciao, sei Maria. Maria, com'è questa esperienza al primo Salone del Libro di Napoli dopo tanto tempo? È molto emozionante. Molto... Che cosa ti ha colpito? Certo, va migliorato, però che cosa ti ha colpito? No, mi piace come è gestito, le cose si vedono e sono messe bene in evidenza e insomma riesco a vedere quello che mi interessa. Che ne dici del fatto che vengono in rilievo le piccole case editrici? Ultima cosa, perché è difficile farsene un'idea astrattamente oppure virtualmente, sicuramente. Va bene, grazie, allora buon proseguimento. Cos'è Baromez? Se ho pronunciato bene, Melania, perfetto. Siamo una casa editrice di illustrati per ragazzi di Napoli. Adulti di Napoli e siamo alla nostra prima uscita ufficiale. Ah, che qui bello. Abbiamo gli autori che ci fanno i libri belli. E come si chiamano? Allora, Davide Lucchesi, che è l'illustratore di Storia del Sasso. Voglio vedere qual è? Fa vedere la copertina. Perfetto. E invece? Poi c'è Paola Pedrizzi, che invece è l'illustratrice di Faccia di Capra. Che è quello, adesso è coperto perché ci ho fatto la copertina personalizzata. Ah sì! Ah, che meraviglia! Complimenti, com'è questa esperienza? Bellissima, stancantissima, sì. Ma siamo felici. Lei è la mia social. Perfetto! Ah, che bello, donne! Vabbè, anche gli uomini, un grande sostegno. Però ci fa piacere che insomma anche le donne abbiano un po' circa visto. Perfetto, allora grazie. Saranno estremamente contenti i fruitori di questo video e in bocca al lupo e risorga il lupetto. Grazie. Resto della sala. Sì, sì. Lo so che ti sei lamentata di questa cosa. Ci sembra un po' tanto, in effetti. Ciao. Guarda, luci arriva. Che è la colonna portante di Io ci sto, la libreria indipendente di cui vi parlo sempre. Un saluto, fa il finto burbero. Napoletana. Me ne vuoi parlare in due minuti? Guarda, siamo nati nel 2013 come casa editrice digitale, dal 2015 abbiamo sposato invece anche le edizioni cartacee. Siamo piccoli editori indipendenti che investono sui propri autori, sui propri illustratori. L'idea è fare rete attraverso le parole, attraverso le illustrazioni, perché i testi fanno pensare, ci aiutano a conoscere altre persone. Mi vuoi indicare un testo così poi andranno a vedere il catalogo per intero? Uno qualsiasi, il primo che ti capita, mi dici due parole di questo testo. Allora, Le storie negli occhi di Vincenzo Patella, un inno alla bellezza, un invito a vivere la vita pienamente, un testo illustrato con le illustrazioni di Chiara Stella Mauriello. È un testo adatto sia per grandi che per piccini, che invita a vivere la vita di tutti i giorni, assaporandola, senza correre, senza andare di fretta. Benissimo, grazie. A te. Ci racconti di questa esperienza che è chiaramente diverso da Torino, da Milano? Allora, devo dire che è una delle più frequentate. Io credo di aver partecipato a tutte le fiere del libro in Italia ed è soprattutto come prima edizione frequentatissima. Quindi questo è già incoraggiante. In realtà, perché ho assistito a Torino, chiaramente le case editrici sono più piccole, però forse è importante proprio questo. No, attenzione, questa qua è dedicata appositamente alla piccola editoria e all'editoria indipendente. Perfetto. Quindi questo è sta nella natura della sua casa editrice, che è Sagoma. Noi siamo nati nel 2010 e siamo specializzati in storie della comicità e dello spettacolo e in narrativa umoristica. Il nostro primo libro è stato questo qua, l'autobiografia di Gene Wilder, di cui poi abbiamo pubblicato tutti i suoi romanzi e racconti, che sono questi qua in ordine cronologico. Bellissime anche le illustrazioni. Grazie. Comunque le copertine sono molto brave.
noi abbiamo, collaboriamo per le copertine con dei illustratori americani e sudamericani che lavorano proprio per le nostre edizioni. Allora, sono felicissima questa commissione Nord e Sud per le piccole case editrici. Grazie. Falco Editore, e ho notato questa bellissima pubblicazione che è un libro riguardante Lea Garofalo, di cui vi parlerò, e l'editore è Falco Editore di Cosenza. Ci dici un po' della casa editrice che rappresenti? La casa editrice nasce nel 2004 e ragiona e si sviluppa attraverso diversi canali. Hai fotografato un titolo che per noi è un titolo importante, perché rappresenta un'eroina, Lea Garofalo, una donna che con grande forza e coraggio ha salvaguardato la propria figlia e ha perso la propria vita per il rispetto di determinati modelli, ispirati ovviamente alla legalità e il principio di onestà personale e sociale. Questo è un grande riferimento, un grande modello di riferimento soprattutto per la figlia Denise, che ancora è in vita, e questo libro racconta la storia di Lea Garofalo. Tutto il meridione, l'Italia necessita di figure che magari rispetto a interessi personali o a strade, a percorsi magari più brevi che possono portare illusoriamente verso mete facili, cercano invece percorsi più apparentemente più tortuosi, più lunghi, più complicati, ma che rappresentano modelli sociali di riferimento sani e ispirati, ripeto, alla legalità. Grazie, allora invitiamo a vedere il vostro catalogo e mi fa molto piacere, quindi dalla Calabria portiamo avanti, sottolineo e vi indico soprattutto questo libro che mi pare interessantissimo. Per il resto guardate il catalogo, Falco Editore. Grazie.